Pass, il giorno del debutto nel mondo del lavoro, presidi a Pesaro e ad Ancona con scioperi e disagi in tutta la regione. Green Pass, libertà, no Green Pass, libertà, no Green Pass, libertà. Siamo in un momento peggiore della Repubblica Italiana, perché questa mancanza di libertà... Lei oggi doveva recarsi al lavoro oppure no? Cioè, sarei dovuto recare al lavoro, ma sono in disoccupazione adesso. E poi andare a colpire le persone sul lavoro? Ma cioè, questo è un atto delinquenziale. Intubato e ricoverato per un mese, ma non mi vaccino contro il Covid. Su Fano TV la testimonianza di Gianni Santini, finito in terapia intensiva, ma fermamente contrario alla terapia sperimentale. Nasconde nell'auto 100 grammi di cocaina e una pistola scacciacani, giovane arrestato a Pesaro dalla polizia. Il sindaco di Urbino rinnova l'ordinanza, da giovedì a sabato locali chiusi all'1:30 per contrastare gli eccessi della vita notturna in città. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Da oggi entrano in vigore le nuove norme sul Green Pass che lo rendono obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro. Inevitabili i disagi già annunciati in diversi settori, in particolare in quello dei trasporti. Allora facciamo il punto nel servizio di apertura che è stato curato da Letizia Marchionni. L'ora X è scoccata ed a partire da oggi, venerdì 15 ottobre, è obbligatorio mostrare il Green Pass sui luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. La certificazione verde sarà necessaria in tutti i settori lavorativi, da badanti a idraulici, elettricisti, babysitter, a supermercati, agricoltori, forze dell'ordine e servizi pubblici, nessuno escluso. In Italia, oltre 6 milioni di persone tra i 30 e i 69 anni non hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid ed i numeri e le stime emersi nei giorni scorsi hanno lasciato presagire numerosi disagi. E mentre dalle scuole sono state inviate a casa circolari sulla possibile adesione allo sciopero della durata di 5 giorni di personale docente e data indetto dal sindacato Fisi, a preoccupare di più tra i vari settori era quello dei trasporti locali, costretti a rallentare in tutta Italia. A livello locale, per Adriabus, sono stati circa 45 gli autisti che non si sono presentati al lavoro. Si tratta di coloro che avevano già comunicato all'azienda che non avrebbero esibito il Green Pass. Non ci sono stati particolari problemi, fa sapere Lara Ottaviani, presidente Adriabus. Oltre ai nostri dipendenti, abbiamo anche ingaggiato una società di vigilanza per queste giornate per effettuare controlli delle certificazioni verdi in tutte le nostre sedi di lavoro. Dopo l'incontro dei giorni scorsi con il prefetto Tommaso Ricciardi, l'azienda di trasporti ha reso pubblico il proprio piano d'emergenza, che prevede una riduzione dei normali servizi tra linee soppresse e tagli di orari delle corse. Una soluzione di Adriabus limitata per ora a questi 3 giorni per ridurre al minimo i disagi e garantire le corse solitamente più affollate, i cui utenti sono studenti e lavoratori, a scapito di quelle meno utilizzate. Tutte le informazioni sulle variazioni di linee ed orari sono disponibili sul sito www.adriabus.eu. Il nodo del Green Pass tocca anche il settore degli autotrasporti, come ha spiegato Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Trasporti Marche. È stata una giornata importante per certi versi, perché abbiamo visto che l'autotrasporto, con tutto il grosso impegno delle imprese, insomma, è riuscita a erogare tutti i servizi normalmente, anche se abbiamo registrato delle assenze nell'ordine del 5-10% di persone che o non si sono presentati, o hanno preso le ferie, o sono andati in malattia, o comunque pur lavorando hanno trovato difficoltà perché non avevano il Green Pass regolare. È una situazione questa pesante, che aggrava la realtà dell'autotrasporto, perché abbiamo una carenza di autisti, quindi se alla carenza di autisti ci aggiungiamo quelli che non sono potuti partire, è chiaro che qualche preoccupazione ci sta. Ma il problema vero, grande, che stiamo vivendo come Confartigianato Trasporti è dato da una circolare del Ministero dei Trasporti e del Ministero della Salute, che doveva consentire a tutti i trasportatori italiani e stranieri di poter lavorare all'aperto anche senza Green Pass. Invece questa agevolazione è stata data solo ai trasportatori stranieri. Questo è un fatto gravissimo, perché gli italiani vengono penalizzati. E tra l'altro abbiamo notizie di grandi committenti che stanno cercando vettori stranieri per sostituire i veicoli degli italiani, e questa è una cosa che non va assolutamente bene. Noi come Confartigianato
ci siamo mossi chiedendo il ritiro di questa circolare e sicuramente una condizione di parità fra tutti i trasportatori, siano essi italiani che stranieri. È grave che in Italia venga favorito il lavoro degli stranieri e non sostenuto il lavoro per gli italiani. E sono state diverse anche nelle Marche le iniziative popolari di protesta contro il lascia passare. Ad Ancona sono state organizzate due manifestazioni, una in Piazza del Papa davanti alla prefettura, promossa tra gli altri dai docenti contro il Green Pass e da alcune sigle, l'altra animata soprattutto dai lavoratori portuali che si sono spostati in varie zone dello scalo provocando rallentamenti al traffico. Un piccolo gruppo di manifestanti ha poi bloccato una delle strade di accesso al porto e ha fronteggiato un cordone di agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza in assetto antisommossa con caschi, scudi e protezioni. In una nota, l'autorità di sistema portuale ha precisato che comunque il traffico commerciale non si è fermato, così come il lavoro delle imprese e dei servizi portuali. Anche nel centro storico di Pesaro si è svolto un presidio pacifico di persone vaccinate e non vaccinate che insieme hanno detto no alla dittatura sanitaria. Ci ricapita! Dobbiamo farlo adesso! Adesso possiamo! Adesso possiamo difendere chi ne ha bisogno! Si sono dati appuntamento alle 9 in piazzale Lazzarini a Pesaro, i cittadini contrari all'obbligo del Green Pass imposto dal governo, che secondo loro impedisce a milioni di italiani non disposti a cedere ad una vile estorsione di accedere al proprio posto di lavoro e guadagnarsi da vivere. Insegnanti, operatori sanitari, avvocati, pensionati, studenti e casalinghe, tutti uniti per dire no a questa dittatura. A prendere parola per primo è stato uno degli organizzatori, Davide Di Tommaso. Oggi ha detto è l'inizio della fine, ma per loro, perché credevano che il popolo italiano si sarebbe piegato in massa, ma così non è stato e c'è ancora chi resiste. Ma la dignità non la possono togliere, quella è nostra e non la cederemo mai. A fare da cornice al piazzale i vessilli tricolore, alcuni striscioni e appesi, gli articoli pubblicati da varie testate giornalistiche che hanno riportato i tanti casi di gravi reazioni avverse al vaccino, con la storia anche di chi non ce l'ha fatta. Invece, a raccontare dal vivo la propria testimonianza sono state diverse persone, giovani e meno giovani, che nel corso della mattinata hanno preso coraggio, esposto il loro pensiero e lanciato appelli. Io sono un'insegnante. E sono stata cacciata più volte da diversi posti di lavoro. E hanno preferito lasciare dei bambini della scuola dell'infanzia senza maestra perché non in possesso di un certificato verde. Da soli, minori, posti scoperti, cattedre vacanti, senza insegnanti perché non avevano un Green Pass. Amiche in gravidanza, cacciate dai bar degli ospedali dove si erano sedute dopo le analisi perché non in possesso di Green Pass. Sono arrivati all'obiettivo, togliere la dignità umana. E noi siamo arrivati a litigare vaccinati e non vaccinati, a disunirci all'interno delle nostre stesse famiglie. Questo ricorda a tutti quanti che siamo umani, dobbiamo tornare uniti e lottare uniti. E io devo essere sincera, in tutta questa situazione mi sono un po' demoralizzata e a volte mi è passata la voglia di studiare, perché io che devo fare un cavolo di tampone o avere un Green Pass per fare un esame o partecipare a una lezione che io veramente voglio partecipare perché voglio sapere, non posso farlo. Perché? Perché non sono numerata, non sono schedata,
quelli che sono vaccinati si devono unire a noi a fare questa battaglia contro un sistema che non funziona. Non ci dobbiamo disgregare, dobbiamo stare uniti perché solo uniti il popolo italiano può funzionare. Davide, perché questa mobilitazione? Questa mobilitazione è la risposta di Pesaro alle piazze di tutta Italia, soprattutto alla piazza di Trieste. Noi siamo quei lavoratori triestini, quei lavoratori portuali e con tutti gli italiani che non vogliono cedere a questo ricatto. Abbiamo sentito la testimonianza di diverse persone che oggi non si sono presentate al lavoro. Assolutamente sì, io sono uno di quelli. Quindi si rischia tutto? Oggi si rischia tutto, assolutamente. Per la libertà mettiamo sul piatto anche la perdita del posto di lavoro. Ci hanno tolto la libertà, ci hanno tolto il lavoro, ci vogliono togliere il lavoro, ci hanno tolto la vita sociale, ma la dignità quella non gliela lasceremo mai. Ecco, non siete né no Green Pass né no Vax, avete precisato, quindi delle etichette che non vi piacciono? Assolutamente, noi respingiamo al mittente tutte le etichette. Noi siamo in piazza per la libertà e per il diritto al lavoro. La nostra intenzione è di andare avanti a oltranza. Noi chiediamo l'immediato respingimento del Green Pass, la cancellazione del Green Pass, perché il Green Pass è una misura coercitiva, è il preludio al controllo digitale della popolazione, perché abbiamo visto con un click ci danno il diritto e con un click ce lo tolgono. È quello che vogliono e noi lo respingiamo al mittente. Lavoro in ospedale, io ho bisogno di chiedere, già sono molto amata, quindi adesso immagino... Amo molto i pazienti, io devo chiedere al dottor Berselli, alla dottoressa Cappalvo e a Ricci perché io devo fare il Green Pass per andare a lavorare, il collega vaccinato non lo deve fare, eppure è acclarato che anche loro contagiano, una risposta scientifica chiedo, scientifica. Anche lei oggi presente a questa protesta, però in mano vedo che ha un foglio, una rettifica del regolamento europeo, del Parlamento europeo. Di che cosa si tratta? Sì, esattamente. Questo è un regolamento del Parlamento europeo emanato il 14 di giugno, dove si chiarisce che il Green Pass non può essere un'imposizione, dove il vaccino è libero. È stato tradotto dalla Gazzetta europea, ma è stato messo un pezzo molto importante, vedete questo che si trova in evidenza. Ci sono cittadini che possono aver scelto di non essere vaccinati, mentre nella traduzione non è stato messo. Siamo figli tutti della stessa Europa o no? Come può essere credibile un governo quando mi nasconde le norme emanate in tutta Europa, ma la stessa Europa ci dice che siamo in democrazia, il governo italiano non è democratico. Lo abbiamo capito, è una questione politica di controllo delle persone, perché se avevano voglia di fermare il contagio avrebbero usato altri modi molto più civili. Quindi se siamo qui è che abbiamo capito. Onore a tutti quei medici sospesi che hanno scelto di rispettare il giuramento di Ippocrate. Onore! Onore a quei pochi giornalisti rimasti che ancora rispettano la verità. Onore! Onore a tutti noi che non abbiamo paura! Green Pass, libertà! No Green Pass, libertà! No Green Pass, libertà! Siete bellissimi, grazie, veramente! E diverse persone presenti alla mobilitazione ci hanno spiegato il perché della loro contrarietà alla Carta Verde. Le immagini che vedrete, così come quelle del servizio precedente, sono state curate da Giacomo Vitali e Stefano Barnesi. Addirittura la farmacia dove ha fatto il tampone. Anche lei qua a Pesaro con il vessillo dell'Italia in mano, perché? Perché mi considero un libero cittadino e vengo a professare la mia libertà. Io non sono un Novax, ormai è diventato come la croce degli ebrei qui, sei diciamo in periferia, considerato la periferia della società. Però io non voglio farmi mettere nelle vene una cosa di cui non si sa nulla e poi andare a colpire le persone sul lavoro, ma cioè questo è un atto delinquenziale. Dove sono le sigle sindacali? Come fanno a andare contro il lavoratore? Come fa una persona che guadagna 1.000 euro, 1.100 euro
al mese, tirare avanti una famiglia, magari pagare un mutuo, mandare i figli a scuola e togliere 200 euro per farsi fare i tamponi. Cioè, ma è assurdo. Lei questa mattina doveva andare al lavoro? Certo, manifestare per questa cosa qua, non del Novax, non sono contro i vaccini, ognuno può fare quel che vuole. Sono contrario al divieto, ci impediscono di lavorare. E quindi che cosa ha fatto? Comunicare all'azienda due giorni prima che non avevo il Green Pass, e si sospendono loro, sono loro che ci sospendono, fino a nuovo ordine. Dopo vediamo come funziona. Oggi, quindi domani, niente stipendio e niente tamponi? No, perché se si fa il tampone dai ragione a loro, poi sinceramente 15 euro ogni due giorni. Il modo in cui è stato imposto, sotto forma di dittatura, non si può neanche più andare a lavorare, non mi sembra una cosa giusta, a prescindere dal vaccino o no. Comunque io ho il diritto di lavorare come gli altri, pago le tasse come gli altri e mi sembra giusto togliere il Green Pass. Sono contrario perché intanto il Green Pass secondo me non c'entra niente col vaccino, primo. Poi la domanda fondamentale è perché proprio solo in Italia, in nessuna parte del mondo, un Green Pass così estremo. Adesso io posso capire per luoghi di assembramento, ma adesso noi abbiamo sempre lavorato in piena pandemia, sempre, non senza neanche un giorno d'assenza. Adesso che ormai dalla pandemia lo dicono loro che siamo usciti e quindi ci costringono a vaccinarci in modo un po' spintaneo, obbligatorio, perché non è proprio obbligatorio, ce lo rendono obbligatorio con sistemi un po' fittizi. Posso chiedere che lavoro fa? Io faccio l'autista. Ed ora come fa? Non so, eseguirà i test oppure non andrà al lavoro? No, non sono andato a lavoro e non andrò a lavorare. Il certificato verde secondo lei è una forma di ricatto, che cosa ne pensa? Beh, è normale che è una forma di ricatto perché viola tutte le libertà dell'essere umano e della Costituzione italiana. Qui non si parla più di vaccino o non vaccino, qui stanno togliendo la libertà alle persone di vivere, di lavorare e di avere una vita normale come in tutte le altre nazioni del mondo, perché solo da noi c'è il Green Pass. In Spagna è stato dichiarato per tre volte dalla Corte Costituzionale incostituzionale. Quindi solo da noi una cosa così succede. È ora che il popolo italiano si svegli e fortuna che abbiamo i portuali di Trieste e di Genova che stanno veramente dando una mano forte al popolo italiano. Lei sorregge uno striscione, perché qua? Perché è una cosa ingiusta e non si può accettare. E io credo che sta demolendo le aziende italiane e per farle comprare ai cinesi probabilmente, è veramente una vergogna, è impossibile che il governo non capisce che cosa sta facendo. Lede la dignità secondo lei? Lede non solo la dignità ma anche la vita, ci toglie il cibo per mangiare, se non lavori non mangi e quindi alla fine non lo so. Siamo in un momento peggiore della Repubblica Italiana perché questa mancanza di libertà in tutti i sensi è una vera discriminazione verso chi la pensa in modo diverso dal governo attuale. Posso chiederle di dov'è? Sono di Pesaro, certo. E lei oggi doveva recarsi al lavoro oppure no? Cioè, sarei dovuto recare al lavoro, ma sono in disoccupazione adesso. Giacomo, lei è uno studente universitario e ha intrapreso una battaglia anche nella sua facoltà? Sì. Quale? Io studio al Conservatorio qua a Rossini di Pesaro e sono uno studente del biennio di musica da camera. E io parlo perché da noi hanno esteso il campione al 100%, quindi all'entrata ti fanno il controllo e se non hai il Green Pass non puoi entrare. Io personalmente non voglio piegarmi a questo sopruso qua e non ho intenzione di fare né tamponi né vaccini e per cui sto intraprendendo questa battaglia anche facendo valere i miei diritti. Spiegando che non si può fare una cosa del genere perché comunque si commette un reato di violenza privata. Il diritto allo studio non è un privilegio, è un diritto e quindi non può essere negato per nessuna ragione. Quindi niente esami? Non posso dargli esami, no.
Nelle ultime 24 ore nelle Marche si è verificato un decesso legato al coronavirus. Si tratta di una donna di 81 anni, residente a Chiaravalle, in provincia di Ancona. Invece, tra le nuove diagnosi, i positivi sono 99, di cui 32 nella provincia di Pesaro Urbino. In testa, per numero di contagi, c'è Ancona con 38 casi. Negli ospedali della regione i ricoveri per Covid sono 54 in totale, un dato rimasto invariato rispetto a ieri. Resta stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre scende di uno quello dei degenti in semi-intensiva. E adesso vi raccontiamo la storia di Gianni Santini, ricoverato per coronavirus all'ospedale di Fermo, dove è stato anche intubato. Nonostante però il mese passato nel nosocomio, lui ha deciso che non si vaccinerà perché, ha detto, se preso in tempo il Covid può essere sconfitto. Sentite. Non si era vaccinato per dei dubbi sul vaccino sperimentale, viste alcune patologie pregresse e una visita oncologica che avrebbe dovuto fare a breve. Gianni Santini, 55 anni, di Monte Urano, attendeva quindi il parere di un medico e di capire se avesse dovuto sottoporsi alla chemio, la quale, a sua volta, sarebbe potuta andare in contrasto con il vaccino anti-Covid. Però non ha fatto in tempo perché il 2 settembre scorso è risultato positivo al virus e mentre era a casa in isolamento le sue condizioni si sono aggravate. Ha chiamato l'ambulanza ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo dove lo hanno tenuto in osservazione per 2 giorni. Dopodiché lo hanno spostato in reparto ed è stata eseguita una TAC, ma per Gianni era già troppo tardi, si era perso tempo prezioso, è stato intubato per 4 giorni ed è uscito dal nosocomio il 2 ottobre. Ecco, e dopo un mese di ospedale che cosa le è rimasto, che cosa ha capito? Ho capito che i miei dubbi di non fare il vaccino sono stati confermati. Secondo me abbiamo spinto troppo in questa direzione e poco sulle cure alternative. Non è vero che siamo all'80% di vaccinati, ma con quelli che si sono ammalati e quelli asintomatici si parla che siamo oltre il 90%. Ecco, lei parla per esperienza personale ma anche familiare, così? Sì, mia mamma ha avuto due reazioni avverse. Una alla prima dose, una leggera malesseri tipici della prima dose. E nella seconda una paresi sull'articolazione della bocca sinistra. I medici non hanno registrato come reazione avversa, ma hanno accusato un problema dentale. Dopo una serie di giri tra i vari dentisti, praticamente uno dei, diciamo, luminari del settore che vive nell'Anconetano e opera nell'Anconetano ha riscontrato invece che era un blocco di una paresi della mascella sinistra. E ancora oggi, prosegue Gianni, a distanza di quasi 4 mesi dalla seconda dose, mia mamma continua ad avere problemi e i dottori stanno intervenendo con un bite e gli antidolorifici. Io, ha poi precisato il 55enne, non sono un Novax. Infatti, così come i suoi 7 figli, ha ricevuto tutti i vaccini obbligatori e sperimentati. Nel febbraio del prossimo anno scadrà il suo Green Pass e poi che cosa farà? C'è un'intervista di Galli di 2 giorni fa che dice che praticamente è sconsigliato fare il vaccino a chi già ha avuto il virus. E continuerò, se c'è ancora il Green Pass, con i tamponi, assolutamente non ho intenzione di affinché resta sperimentale. Quando sarà medicina ufficiale, quando ci diranno, ma credo che per febbraio questo problema non esisterà più, perché sto vedendo che stanno approvando un sacco di terapie nuove, e siamo in attesa soprattutto del medicinale che è in terza fase negli Stati Uniti, credo che sia un'azienda canadese, e questo è molto importante perché è un antivirale specifico per il Covid, che permetterebbe anche di quantificare la carica batterica sui vari soggetti, quindi bilanciare i medicinali in base alla carica batterica. In ogni caso il 55enne ci fa sapere che l'azienda per la quale lavora, l'Uplight di Montegiorgio, aiuterà i dipendenti che non hanno il Green Pass, tant'è che hanno già acquistato un pacchetto di 300 tamponi mettendoli a disposizione dei lavoratori non vaccinati ad un prezzo ridotto della metà rispetto a quello di mercato. Praticamente un anno prima che iniziasse il Covid, gennaio 2019, sono stato contagiato da un virus simile a questo, quindi polmonite bilaterale interstiziale, curata come si sta curando adesso il Covid, cioè eparina, cortisone, paracetamolo, antibiotici, eccetera, e è durato un mese, non sono finito in terapia intensiva perché le cure comunque a casa hanno funzionato.
E qual è il messaggio che oggi vuole lanciare ai cittadini? Voglio lanciare un messaggio di speranza perché 4 milioni e 900 mila italiani sono già guariti dal Covid e sono immuni. E quindi di prendere per tempo la situazione, di non aspettare troppo a scoprire se è un'influenza o se è, o se è il Covid e iniziare subito le cure. È una questione di tempo, cioè se la mia situazione fosse stata gestita invece di 2 giorni in pronto soccorso, ma subito in reparto, subito all'attacco, probabilmente non finivo in terapia intensiva. Non era un vero rapimento, ma una finzione per convincere la famiglia dell'inglese a spedirgli 7.000 euro per saldare un debito. È la versione fornita al GIP di Macerata da Rubens Belioga Gnaga, 18 anni, uno dei 4 arrestati per il sequestro del turista britannico di 25 anni, liberato 2 giorni fa con un blitz dei carabinieri a Monte San Giusto. Il giudice ha convalidato gli arresti e ha disposto per tutti i domiciliari. Invece la squadra mobile della questura di Pesaro Urbino ha arrestato in flagranza un giovane incensurato trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina. Il ragazzo, proveniente da un'altra regione, è stato controllato insieme ad altri coetanei all'uscita dell'autostrada al casello di Pesaro. Durante la perquisizione dell'auto i poliziotti hanno scoperto e sequestrato la droga nascosta in appositi vani ricavati nella vettura e una pistola scacciacani priva di tappo rosso simile al modello originale in dotazione alle forze armate. Inoltre sono stati sequestrati 265 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio. Le operazioni estese all'abitazione, in cui il giovane veniva spesso ospitato da un amico, hanno consentito di recuperare altra cocaina, marijuana e un bilancino di precisione. Questa mattina il GIP ha convalidato l'arresto del ragazzo e ha disposto la custodia in carcere. Traffico bloccato questa mattina lungo la superstrada Fanno Grosseto in direzione mare a causa di un incidente. Nel sinistro, avvenuto a circa 300 metri dallo svincolo per Calcinelli, sono rimasti coinvolti un camion e un'auto marcata Audi. Per fortuna i conducenti ne sono usciti illesi, ma ingenti sono i danni provocati ai mezzi. La dinamica resta al vaglio della polizia stradale, sul posto anche le squadre di ANAS. Cambiamo argomento, sono 14 le persone sanzionate nel mese di settembre per comportamenti scorretti sul conferimento dei rifiuti nel comune di Pesaro. Le telecamere, che vengono spostate periodicamente per un controllo più efficace, hanno registrato ore di filmati, poi esaminati dalla polizia locale. Le multe, che nei prossimi giorni saranno notificate ai pesaresi, oscillano dai 25 ai 3.000 euro in base alla violazione commessa, ma l'importo raddoppia nei casi di abbandono di rifiuti pericolosi. Parliamo adesso dell'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera. Da giugno a settembre sono state salvate 95 persone in mare o in spiaggia. Quando noi parliamo di unità soccorse da diporto, ci sono... Si è conclusa in maniera positiva l'operazione Mare Sicuro 2021, la campagna per garantire la sicurezza delle attività che si svolgono in mare e in spiaggia, messa in atto dalle capitanerie di Porto di Pesaro, Ancona, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto, durata dal 19 giugno al 19 settembre scorsi. I dati raccolti nel 2021 sono positivi rispetto al 2019 e al 2020. Il litorale marchigiano ha richiesto oltre 300 militari, 12 motovedette, 8 battelli veloci ed una moto d'acqua, impegnati quotidianamente nel controllo delle spiagge e delle attività turistiche e balneari durante la stagione estiva. Quest'anno sono state 95 le persone soccorse sul litorale marchigiano, contro le 100 del 2019 e 106 del 2020. Tra le 95, 88 persone sono state soccorse in vita, mentre 7 sono stati decessi. I controlli sono stati oltre 15.000 ed in particolare hanno riguardato il demanio, con 3.098 interventi, e l'ambiente con 5.083. Per quanto riguarda l'attività di polizia marittima, i verbali amministrativi effettuati sono 204 in totale, in netto calo rispetto agli anni precedenti. Il numero più alto di sanzioni effettuate è per violazione del codice della navigazione, che sono 92. Ottimi i risultati anche delle operazioni spiagge libere e acque libere. Infine i bollini blu rilasciati sono 282, 90 ad Ancona, 92 a Pesaro e 100 a San Benedetto del Tronto.
sono emersi dei risultati sostanzialmente positivi se raffrontati rispetto a quelli registrati negli anni scorsi, e questo pur in presenza di una maggiore frequentazione del mare e delle coste da parte dei turisti. Questo come conseguenza del fattore pandemico che ha portato gli italiani a scegliere di stare, di rimanere in Italia e quindi di avvalersi delle offerte turistiche della nostra nazione e nel caso nostro della nostra regione, e in più quest'anno si è registrata anche una notevole presenza di turisti stranieri. La risposta, ripeto, è stata sostanzialmente positiva. I numeri registrati quest'anno sono inferiori in tutte le singole voci che ci interessano rispetto agli dati registrati gli anni precedenti, non tanto con riferimento al 2020, anno caratterizzato appunto dal virus, da una situazione leggermente più difficile rispetto a quella di quest'estate, ma anche e soprattutto rispetto al 2019. Segno quindi della bontà della campagna di prevenzione che ogni anno svolgiamo prima della stagione estiva, e segno anche, ritengo, di una consapevole maturità raggiunta dai fruitori del mare e delle spiagge circa la necessità di rispettare le norme e soprattutto rispettare il buon senso. Basta rispettare il buon senso, rispettare le esigenze di chi ci sta vicino, e molto probabilmente non si verificano incidenti, non si verificano situazioni contrarie alle norme. Ovviamente bisogna sempre darsi da fare, continuare a lavorare insieme alle altre amministrazioni che a vario titolo possono contribuire a innalzare il gradiente sicurezza, per far sì che le attività turistiche che avvengono in luoghi di pregio come quelli che sono presenti nella nostra regione, a queste realtà turistiche faccia da contraltare un gradiente sicurezza sempre più elevato. E ci spostiamo a Urbino, dove è stata prorogata l'ordinanza che dispone la chiusura dei locali durante i fine settimana fino al 14 novembre. Il limite è fissato all'1.30 per le serate di giovedì, venerdì e sabato. La misura, oltre a coinvolgere il centro storico, è estesa anche alle vie limitrofe all'interno del centro abitato. La situazione, ha spiegato il sindaco Maurizio Gambini, pur essendo migliorata, continua ad essere critica. Per questo, ha aggiunto, il provvedimento è uno strumento necessario per contrastare gli eccessi della vita notturna in città. Domenica 17 ottobre alle ore 16 nella cattedrale di Fano è in programma l'apertura del sinodo a livello diocesano. Partecipazione, comunione e missione, sottolinea Don Francesco Pierpaoli, vicario pastorale, sono le tre parole scelte dal Papa per il sinodo della Chiesa Universale, che è iniziato il 10 ottobre e terminerà nel 2023. Per domenica sono invitati i presbiteri, in particolare i parroci, e le presidenze dei consigli parrocchiali. Invece domani alle ore 15 nel parco di via Monfalcone a Centinarola di Fano il sindaco Massimo Seri e la giunta presenteranno il progetto previsto per il quartiere a misura di bambino. E anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Silvio Mancini e Florinda Ciaramicoli, che ieri hanno festeggiato 60 anni di matrimonio, nozze di diamante per questa coppia residente a San Costanzo. E vi ricordo che lunedì, dopo il telegiornale, andrà in onda Primo Cittadino. L'ospite sarà il sindaco di Fano Massimo Seri, e i numeri di telefono sono sempre gli stessi, 0721 86 14 33, oppure un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Io vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito Occhio alla Notizia, e auguro a voi tutti una buona serata. Arrivederci.